Con Sabino Cassese parliamo del suo libro uscito da poco e già nelle classifiche, intitolato Il governo dei giudici. Allora, prima di tutto, nel tuo libro, che è un pamphlet, descrivi e critichi il ruolo politico assunto dai giudici, non solo in Italia, in particolare negli ultimi decenni. Ora, da che cosa nasce questa alterazione della regola, anche della prevista dalla nostra Costituzione, rispetto a quello che sono i limiti del ruolo dei giudici? Da cosa si origina? C'ha due origini, una nel corpo politico e un'altra nel corpo giudiziario. Nel corpo politico perché il corpo politico ha rinunciato a governare alcuni temi sociali. Alcuni crimini, per esempio, sono stati praticamente affidati in toto alla mafia, al crimine organizzato, in parte la corruzione, fino alla costituzione dell'ANAC, alla magistratura. Poi la politica ha deciso di rinunciare ad alcune immunità e quindi di sottoporsi al giudizio degli stessi giudici. Poi c'è stata invece una politicizzazione che io chiamo endogena del corpo giudiziario, cioè che nel corpo giudiziario sono nate delle aspirazioni di carattere politico. Noi abbiamo avuto due partiti politici creati da giudici. Bene, che è un caso raro nel mondo, insomma, che dei giudici creino dei partiti politici. Questa è l'origine, diciamo, dai due punti, dalla politica e dalla giustizia, di questa politicizzazione della giustizia. Ecco, rimaniamo su questa seconda, cioè su quella interna. C'è anche una politicizzazione, mi sembra, scrivi nel libro, che deriva, come dire, dall'insieme del corpo, della magistratura. In particolare, tu parli di concezione proprietaria del Consiglio Superiore della Magistratura sulla funzione giudiziaria, e in questa concezione proprietaria ci si contrappone alla politica da volte, come fosse un altro soggetto politico, o Certo. sbaglio? Cosa ci descrivi questa concezione proprietaria, come si esprime? Per adoperare un'immagine, io direi che il CSM è stato concepito nella Costituzione come una sorta di scudo, no? Per la magistratura nei confronti del mondo esterno, non solo della politica, ma di qualunque influenza, per assicurare l'indipendenza della magistratura. Da uno scudo è stato trasformato in uno strumento di autogoverno. Infatti, la Costituzione italiana non parla di autogoverno della magistratura, ma parla di indipendenza della magistratura. Quindi, questo scudo doveva evitare che dall'esterno ci fosse un'influenza della politica verso, o di altri interessi esterni, anche dell'economia, verso la magistratura. Nel momento in cui la magistratura ha, come dire, fa nascere al suo interno una sua politicizzazione, cioè che dei magistrati si presentano come parlamentari, come presidenti regionali, come consiglieri regionali, come consiglieri comunali, nel momento in cui la magistratura afferma il concetto, tante volte ripetuto, del CSM come strumento di autogoverno, praticamente che cosa afferma? Afferma che c'è uno Stato nello Stato, una cittadella nello Stato. E queste due tendenze insieme fanno sì che c'è quel fenomeno che si chiama tanto diffusamente di autoreferenzialità della magistratura. Andiamo invece al primo elemento relativo alle responsabilità della politica. E tu scrivi che una politica a corto di idee, di programmi, in un certo senso quasi automaticamente delega ai giudici il controllo della virtù, no? Quello che tu chiami il controllo della virtù. Ma ti chiedo, questo forse richiederebbe un successivo pamphlet, ma non c'è un tema anche che riguarda la società civile, e cioè: il controllo della virtù alla fine è esclusiva della politica, o dovrebbe riguardare, per esempio, gli intellettuali o i media o i giornalisti, che
che, come dire, dovrebbero creare le condizioni all'interno quali la stessa politica opera. Non c'è una responsabilità, nemmeno, di corto di idee, di programmi, anche di questa componente. Tu sai che gli inglesi, quando parlano di un politico, distinguono sempre tra politician and policy maker, no? Noi abbiamo dei politici che sono tutti politician, ma sono molto poco policy maker. E qui viene il vero problema, e cioè che in un vuoto di programmi, un vuoto di idealità, un vuoto di quello che gli inglesi chiamano platform, la piattaforma, che è, come dire, è l'offerta politica poi sostanzialmente, che si deve incontrare con una domanda politica della società. In questo vuoto, come dire, tutto è possibile. E tra le cose, varie cose possibili, c'è anche il fatto che un corpo dello Stato, quello dei magistrati, assuma un ruolo di controllore della virtù. Come esercita questo controllo della virtù la magistratura? Lo esercita in vari modi, ma quello più eclatante è questo. Viene perseguito un reato, per questo vengono fatte delle registrazioni come fonte di prova. Queste registrazioni come fonte di prova per il 20% sono rilevanti, per l'80% sono semplicemente una tranche de vie, avrebbero detto no, nella letteratura, nella storia del romanzo francese dell'Ottocento, però vengono pubblicate, vengono date ai giornali e quindi vengono esibite debolezze, parentele, affinità, rapporti clientelari, spesso rapporti ancora peggiori. E quindi, naturalmente, a questo punto, chi fa questo si presenta come colui che butta una luce sul vizio, quindi è il controllore della virtù. Guarda che il controllore della virtù però è un'espressione che poi risale a un altro libro, La Terza, che è quello di Sandro Pizzorno, no? Di cui abbiamo parlato proprio all'origine di questo libro sul governo dei giudici. Perché dietro ogni libro ci sono altri libri. Grazie Certo. Sabino, questo è come una piccola selezione dei temi che sono tanti in un libro che è breve ma molto denso, che è il libro di Sabino Cassese, Il governo dei giudici.